Buonasera a tutti e bentrovati in quest'altra puntata di Vidaco, una produzione esclusiva di Contrada 100, il, il Circolo Arci di Monopoli. E siamo qui oggi io e Alessandro, cialtrone numero 3, numero 4 come soprannominati da Cosimo Grassi, alla presenza di due, possiamo dire, colonne portanti della musica. Il maestro Domenico Di Leo, docente al Conservatorio di Monopoli in Norota. È Francesco Cusa, batterista, jazz, scrittore, compositore, insomma un artista a 360 gradi. Ho dire che sono anche pianista, eh? È anche pianista, <ride> <ride> giusto. E che io insegno al conservatorio di Reggio Calabria. Eh. Esatto. <ride> Eh, passo subito la parola al co-conduttore Alessandro per uh, le prime domande. Sì, eh, grazie Domenico. Buonasera a tutti e eh, ringraziamo ancora una volta Contrada Cento per lo spazio datoci oggi. Io, a differenza del mio co-conduttore, non, non farò lo stesso errore dell'enumerare i molteplici titoli dei nostri ospiti che, appunto, tengo a salutare in questo momento. Ma chiedo subito a loro di presentarsi: cioè, diteci. Chi sono Francesco Cusa e Domenico Di Leo che oggi sono ospiti di Contradacento? A voi la parola. Vai Francesco. Ah, io non sono io, nel senso che oggi sono in veste incognita, mascherato. In tutto questo periodo, diciamo, di, di questa quarantena ho deciso di mascherarmi e di non farmi riconoscere esattamente come... Clark Kent, eh, Superman, Clark Kent bastava togliere gli occhiali o metterli per essere l'uno un o l'altro. Quindi io sono in veste di rappresentante di me stesso. Eh, <ride> cosa posso dire? Quel me stesso eh, fuori dalla maschera eh, è stato già ampiamente annunciato dal mitico Domenico, che vedo sempre con grande piacere anche perché mi ricorda un sacco il papà. E eh, niente, sono sostanzialmente un buffone, un giullare di corte, nel senso più mi auguro nobile del termine, nel senso che i, i giullari di corte avevano un ruolo molto importante a corte. Ecco, eh, diciamo, essere buffoni oggi eh, 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 prendersi eh, relativamente sul serio, mostrando la parte più, eh, come possiamo dire, appunto, buffonesca, cialtronesca, apparente, aiuta a vivere meglio. La parola a Domenico, di no, conseguenza. Ehm... Eh... <ride> Dopo un'autopresentazione una un del livello di quella di Cusa è difficile <ride> veramente poter, potersi avvicinare. E io non ho saputo fare, mh, ho tentato probabilmente da quando ero pi piccolo di, di fare tante cose e poi mi sono, sono rimasto intrappolato nella musica ed è quella che faccio in, in, in modi differenti dal suonare a... Anche a, a insegnare, sono due cose eh, strettamente connesse, eh, che mi hanno permesso di incontrare tanta gente speciale. Tra questi, quel tale lì mascherato che ha parlato poco prima di me, e una persona che aleggia tra di noi, una presenza per noi spirituale che prima o poi ci fulminerà nel corso della serata. Ed è in qualche modo anche presente, molto presente nelle fattezze di quel giovine in primo piano che vedo, Domenico Leon. Ci sarà qualcuno che aleggia, cioè la, la presenza alleggiante prima o poi eh, eh, proromperà in una, voce, in una voce: sentiremo un colossale: Ah, basta, scusa, <ride> ah, basta, <ride> Quando supereremo come... il livello di baggianate. E lo supereremo presto. Io ho solo una, pre... una preghiera per i due co -co... come li sono definiti co-conduttori. E... Poiché credo o temo, non so, a seconda dei casi, che avremo, Stiamo avendo un pubblico eh, non solo di quest'area geografica di questo territorio, ma sparpagliato anche per per la penisola, e probabilmente potrebbe essere interessante spiegare il significato ehm, del titolo di, questa, di questo circolo virtuale, perché credo che certo. sia insomma, un, un arguto gioco di parole. Certo. Alessandro, vuoi spiegarlo tu? Senz'altro. Colgo appunto il, il testimone e spiego che... Vidaco, gioco di parole che in realtà deriva dal dialetto monopolitano, significa vedi a quello ed è letteralmente uh, un termine dialettale riproposto per, uh, diciamo, ironizzare, uh, ovviamente, uh, nei termini corretti della parola Covid che stiamo sentendo molto, molto spesso, stiamo sentendo quotidianamente. Purtroppo. E, ovviamente purtroppo ora ripasso il testimone a Domenico che uh, vorrà sicuramente continuare la, uh, la, la chiacchierata, diciamo. Va bene. Spiegato quindi la terminologia di questo nuovo circolo virtuale che ci siamo inventati, grazie a tutti i ragazzi del circolo, partirei subito con la prima domanda che voglio rivolgere a Francesco. Io qui. Il tuo nuovo CD di Uncle, Giano Bifronte. Ora non so se si vede bene. Sta qua. Eh, niente, Francesco, volevo chiederti se potessi parlarci appunto di questo CD, descrivercelo, insomma, di presentarcelo. Ma guarda, innanzitutto il, grand il grande rammarico di non poter essere stato lì a Monopoli a presentarlo come era previsto perché avevamo. Av avevo organizzato questo tour adesso abbiamo sfussato a maggio ma dubito che si potrà fare il tutto poi parleremo magari con Domenico anche di questo omaggio al grande Gianni Lenoci che avverrà prima o poi in conservatorio mi auguro eh, il disco è un doppio cd eh, che vede due formazioni diverse alternarsi eh, due, due lavori diversi che però mh, richiamano eh, il fatto di dover suonare le stesse composizioni con due organici diversi eh, All'inizio il disco si chiamava si doveva chiamare appunto Giano Bifronte, eh, è diventato il sottotitolo, perché poi tuo padre, il grande Gianni Enoci, è andato altrove. E, eh, eh, per me è un grandissimo eh, eh, piacere e dispiacere, anche in questo, no? il Giano Bifrontismo, perché da un lato eh, sentire, sentire la prima parte del disco, che è quella con tuo padre, che abbiamo registrato a Monopoli, assieme a Giovanni Benvenuti e a Ferdinando Romano nella seconda parte invece c'è la stessa formazione però con Valeria Sturba e abbiamo questo ricordo talmente nitido tra l'altro anche eh, ripreso in molti video che ci sono di quella giornata in studio a Monopoli e quindi insomma c'è questo guardare eh, Giano Bifronti appunto scriveva bene nella recensione Ettore Garcia oggi eh, guardare un po' al passato e al futuro no? e questo disco qui in qualche modo mi fa eh, vivere e rivivere eh, un presente assurdo che è fatto di, eh, di una persona che non c'è più di una musica che era pensata anche per suonare con lui eh, è, è un trio pensato proprio per per, per concepito apposta per il, anche, anche per il suo pianismo no e quindi questa cosa qui eh, in qualche modo è, è affascinante anche nel, nel dolore di una perdita ma anche nella realtà di questa, di questa presenza, che poi è una presenza sonora, musicale, tangibile, eh, capita di, eh, di, di riascoltarlo ultimamente spesso, cosa che raramente faccio per i miei dischi, eh, nel senso che sia quello che faccio io, che siano dischi libri una volta fatti, per me li metto quasi da canto, cioè come riascolto semmai quando capita nel tempo. Invece questo... Eh, sento ogni tanto il bisogno di riascoltarlo soprattutto chiaramente la prima parte quella con Gianni Enoci dove c'è anche Gianni Enoci perché è una maniera di farlo sentire presente no? sono molto contento di questo lavoro si sì, posso immaginare che lui ha leggi per le nostre cast girando sì. e pulminandoci sicuramente sì. e, dato che abbiamo appena fatto una domanda a Francesco adesso facciamo di conseguenza una domanda a Domenico a Domenico Volevo chiedere se l'approccio uh, degli studenti alla musica si sia evoluto negli anni con l'evolversi della musica stessa e soprattutto questa domanda mirata uh, riguardante appunto la professione di Domenico come, come docente. Mm, bella domanda. Dunque, io... Eh... Sono spesso una voce contraria in tanti discorsi che sento fare da infiniti amici, colleghi, eh, che sento sempre nostalgici di un passato un po' idealizzato. C sembra sempre che in passato i ragazzi fossero più bravi, più interessati, più coinvolti, più colti, eh, più partecipi. Eh. Io forse guardo le cose da un'angolazione un po' particolare, forse sono fortunato in questi anni, sono stato fortunato, però ho incontrato e sto incontrando ragazzi oggi, giovanissimi, giovani musicisti, ehm, in fase evolutiva molto interessante, che hanno, stanno sviluppando per tanti motivi. Eh, per, aspetti, mh, per gli, alcuni aspetti positivi del tempo che viviamo insieme a tanti altri che sono addirittura tragici come stiamo vivendo ehm, un rapporto con la musica e con le musiche ehm, fertile, mm. aperto, disponibile lo dico perché sì. per esempio nella mia, nella mia cattedra principale di insegnamento perché poi curo anche degli altri gli altri insegnamenti sto con, conduco da, nel, da due anni a questa parte anche un laboratorio che tratta della musica improvvisata però eh, la mia principale disciplina di insegnamento è, è la musica da camera quindi la musica diciamo insieme per ensemble da due a, a parecchi elementi e, devo dire ecco che da questo punto di vista ho visto una scusate il disticcio ho riscontrato una Bella evoluzione, un'apertura dei ragazzi, una grande voglia di suonare insieme e di avvicinarsi a repertori che fino a qualche anno fa erano inconcepibili. Adesso io vedo ragazzi che non hanno preclusioni quando per esempio propongo loro di avvicinarsi anche a repertori più avanzati, più coraggiosi, musica scritta oggi, eh, musiche differenti, ecco, sono meno accademici. Questo mi fa molto piacere. Se posso, posso aggiungere certo. una cosa, io. Eh, so. voi, voi siete un esempio, non lo dico per plagio per, perché siete <ride> qui, ma veramente un esempio di come eh, condivido al, alla lettera quello che ha detto il maestro Di Leo, eh, sia nei conservatori sia nell'ambito musicale, ma anche in vari altri ambiti. Eh, eh, io ho la fortuna di praticare molto il linguaggio, chiamiamolo così, di, della contemporaneità. Età. e trovo che invece il futuro rispetto a noi vecchiacci ormai è, è, è molto più interessante in prospettiva dalla prospettiva del nuovo approccio delle nuove generazioni perché che, che se ne possa dire gli interessi che sono indotti da una necessità probabilmente imposta, quale ad esempio quella che stiamo vivendo produrranno necessariamente un futuro di, un futuro che io definisco biotecnologico, cioè i ragazzi saranno naturalmente interessati a integrare il digitale, la virtualità con il rispetto per l'ambiente e quindi la cura della bellezza, che toccherà anche eh, ovviamente tocca anche all'arte, quindi alla musica, eccetera, eccetera. Eh... È importante, allora innanzitutto ringraziamo per, per i commenti sia Francesco che Domenico. Ed è importante per noi uh, sottolineare questo passaggio uh, di generazione, soprattutto nell'ambito musicale. E infatti, collegandomi a queste parole, vorrei porre ad entrambi stavolta un'altra domanda: e cioè, um, l'evoluzione della musica ha portato. All'avvento di piattaforme di streaming musicale, quella più conosciuta e quella che appunto mi sento in obbligo di menzionare adesso è Spotify. Ma la domanda che vi voglio rivolgere è quanto l'avvento di queste piattaforme abbia influenzato attraverso vantaggi e svantaggi l'attività del musicista, dell'artista? Faccio Va rispondere. Facciamo rispondere prima Francesco in questo caso invertiamo l'ordine delle risposte. Come Francesco di pubblicazione del suo voce viva Allora, eh, è un argomento che ho trattato proprio recentemente in alcuni miei post. Tratto un po' anche nel mio ultimo libro. In realtà, eh, eh, allora eh, il problema eh, ieri proprio parto un po' distante ieri c'era postato una frase dei vice re, eh, scritto nel 1894, in cui uno dei protagonisti eh, dice sostanzialmente: Non c'è più destra e sinistra, è tutta una rivoluzione. Eh, I nuovi linguaggi e quindi ovviamente ciò eh, che, mh, che è stato indicato nella domanda, fanno parte della nostra contemporaneità. E quindi eh, sarebbe mh, la cosa più banale che si può dire: eh, e sarebbe assurdo pensare alla fascinazione di un viaggio in carrozza da qui a Napoli quando tutti quanti eh, prendiamo naturalmente l'aereo o il treno o la macchina. Ora, eh, in che misura eh, ieri un po' polemizzando, eh, per esempio questo strumento delle lezioni online, io non so come stia reggendo qui la mia connessione, un miracolo perché forse Benissimo, sarà per forma, ora. perché una linea pessima. Allora, ah, ecco. Allora, eh, il discorso è questo, eh, è vero che non si può sostituire parlando proprio del rapporto di insegnamento diretto, della, da, diciamo, da, da maestro allievo, usando questa, questa, queste due parolone, è, è vero che nulla è sostituibile al rapporto diretto. Ciò vale anche per il sesso virtuale, o meno, no? <ride> eh, eh, però, eh, però eh, le opportunità che può offrire una piattaforma digitale, quale ad esempio quella che stiamo utilizzando adesso sono incredibili perché noi adesso siamo distanti eh, e stiamo parlando e stiamo facendo una conferenza in diretta ci pensate negli anni 90 voi non c'eravate probabilmente forse eravate piccolissimi a una roba del genere e allora eh, il compito della nostra generazione è quello lì di non smettere mai di stupirsi <coughs> e di aprirsi al bello che eh, il bello eh, non può essere etichettato con dei codici e con dei canoni che appartengono ancora a un'estetica Para-ottocentesca. Il bello è ovunque: il bello è nella miseria, il bello è nella tecnologia, il bello è anche nel saper sfruttare queste risorse al massimo. Ora eh, che concludo: eh, noi stiamo realizzando adesso che l'Italia è un paese in questo momento con 60 milioni di persone a casa, e l'Italia sta scoprendo, eh, ovviamente, scoprendo tra virgolette, che è possibile fare tutta una serie di cose senza intasare il paese, senza inquinare il paese, da casa si possono pagare delle bollette si possono uh, pagare eh, si, si, si può lavorare da casa non è necessario recarsi necessariamente negli uffici per mettere una firma o andare in conservatorio per mettere una firma quando si poteva tranquillamente utilizzare una PEC eccetera eccetera quindi tutto questo benvenga l'armonizzazione la, la, tra ideale estetico del bello e presenza fisica con tutto ciò che è eh, che ancora continuiamo a chiamare virtuale ma che virtuale non è più perché fa parte del nostro presente fa parte del nostro sentire quindi io trovo e finisco che questa nostra discussione è virtuale da un certo punto di vista ma è anche molto sentita e profonda umanamente siamo vicini più probabilmente eh, anzi no nella possibilità di poterlo fare oggi cosa impensabile soltanto che so, qualche anno fa diciamo che l'obiettivo di, uh, di Vidacco è proprio far sentire meno alle persone quella che è la, la lontananza a cui siamo uh, obbligati in questi giorni ma comunque la parola a Domenico per la stessa identica domanda Dunque, prima di tutto vorrei, vorrei dire che la vostra iniziativa, non per adesso approfondirmi in salamelecchi, complimenti un po' magari un po' melensi, un po' stucchevoli, però eh, l'ho già detto in tempi non sospetti, la vostra iniziativa è una delle cose più intelligenti che mi è, sembra, mi è parso di vedere in giro in questo periodo così speciale. A nome di speciale. Eh, eh, la seconda cosa, per, per ritornare meglio alla, alla, alla domanda, intanto mh, veramente ci sarebbe poco da aggiungere alle, alle considerazioni molto profonde eh, che condivido eh, di, di, di Francesco. Dico solo che, come sempre è stato, la tecnologia ha dettato. Delle, delle regole nel corso diciamo de, della storia umana più che dell'evoluzione non, non la definirei neanche tale, però della de trasformazione dei modi di vivere e di, quindi di comunicare degli umani. Ora, eh, questa tecnologia che stiamo vivendo e sperimentando ci offre grandissime possibilità e ci pone nello stesso tempo di giganteschi problemi di ordine sociale, politico, etico, economico. Ecco, questi li dobbiamo tenere tutti presenti. Eh, perché proprio in un momento del genere in cui siamo confinati in casa, in cui dobbiamo reinventarci una serie di cose, soprattutto, e qui magari rischio di eh, aprire una finestra che già ci porta in un piano, su un piano eh, ci sposta, ecco, un pochetto. E ci, ci porta sul piano, se vogliamo, della politica. Ecco, qui eh, dobbiamo ragionare sul futuro perché non credo, non per essere profeta di sventure, però ehm, non credo che questa sarà una, soltanto una parentesi. Quindi dobbiamo attrezzarci da tantissimi punti di vista, uno dei quali è anche il, il nostro rapporto con la tecnologia, che significa anche eh, batterci. Per una democrazia digitale, perché la, la, la tecnologia non sia appannaggio soltanto di alcuni interessi molto forti e molto concentrati. Fa, vi faccio vi dico soltanto una cosa: cioè, la sapete, ma rifletteteci nel momento in cui eh, diciamo tutta la rete distributiva e il, il commercio eh, al dettaglio, per esempio, è quasi fermo no? per la gran parte delle cose. Che dei beni che normalmente utilizziamo, chi sta prosperando in questo momento? Ovviamente le grandi corporation, eh, Amazon in prima, in prima fila, poi naturalmente. Adesso noi siamo su Facebook, Facebook è, è, è privata, Facebook è proprietaria. Oggi possiamo stare qui, però domani potrebbe decidere che cosa non ha diritto di cittadinanza e non può più parlare, per esempio. Quindi dovremmo ragionare tutti quanti, soprattutto voi che avete più ancora l'età per farlo, eh, dovremmo batterci per un futuro in cui la rete sia effettivamente un bene comune, diciamo così. Perfetto. Eh, quindi adesso penso che possiamo passare all'altra domanda. Eh, questa ve la pongo io perché è una domanda un po' più personale, tra virgolette. Volevo chiedere a entrambi di raccontare, insomma, al pubblico un aneddoto vostro personale su Gianni Lenucci, una vostra storiella, quello che vi viene in mente, la prima cosa che mi vi viene in mente, la prima storia che mi vi viene in mente. Beh, è difficile scegliere. Vabbè, provo a fare una breve sintesi. Innanzitutto, a me manca un sacco una cosa che, che prima di raccontare un aneddoto, che è la quotidianità. Con Gianni Enoci, la quotidianità con Gianni Enoci era o telefonate o, o messaggi su chat private. Una era anche una chat insomma, che condividiamo con, con Jesus di Leo, eh, con cui, eh, in cui eh, facevamo una sorta di resoconto eh, telegiornalistico di tutto ciò che accadeva, soprattutto nel mondo delle musiche. rido, perché mi vengono in mente un sacco di, di cose. E poteva essere una chat anche molto caustica, molto feroce, ma sempre con questo gusto dell'invettiva che contraddistingueva un po' tutti noi, lui in primis. E ho un ricordo molto bello uh, di, di tuo padre, in questo caso, l'ho pure scritto questo, perché eh, allora Gianni almeno con me era una totalità, di, cioè non c'erano segreti, non c'era nulla, però su una cosa era molto riservato suo passato e eh, anche io per esempio sto conoscendo molto voi te Domenico tua madre i fratelli Gianni eccetera adesso perché lui era molto 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 riservato su questa cosa qua però una volta feci un viaggio e eh, fu, uh, fu una o due anni fa che lui era stato in sicilia eravamo stati in sicilia a fare dei concerti e eh, in questo viaggio io eh, mentre lui sonnecchiava qua-là, non ha mai guidato, guidavo sempre io, e praticamente gli dicevo Gianni, ma tu gli facevo delle domande sulla sua prima infanzia e poi adolescenza a Monopoli. E lui si è appassionato a questa roba qua, perché poi gli facevo le domande più sceme, gli no? dicevo, ma sì, ma tu dove andavi in quel luogo? E lui mi descriveva i luoghi eh, più assurdi, dove, e raccontandomi una parte di sé che ho capito. Lui essere molto ma molto preziosa quasi come se fosse un tesoro. E eh, se ci fate caso, anche nelle tante interviste di Gianni e nelle cose che dice, correggetemi se sbaglio: difficilmente parla proprio della sua vita, nel senso no, del suo vissuto. Ecco, eh, questo per me fu un regalo pazzesco. Non entro nei dettagli perché ci sono state e poi anche delle cose intime, nel senso non, non chissà che, ma insomma intime del, del suo vissuto più prezioso. Eh, per certi aspetti sembrava di essere dentro un racconto di un romanzo italiano subito dopo la guerra, no? nel senso non che, che evocando quello scenario, ma evocando proprio quell'età di Erino che in parte ho vissuto anch'io negli anni 70, lui era un po' più grande di me di qualche anno. E quindi questo immaginario di questa Monopoli, no? così, eh, così vissuta in lui, da, da lui in maniera eh, intensa ma al contempo distaccata, e poi questa fuga verso Roma, no? e poi questo ritorno a Monopoli, che contraddistingue comunque una personalità internazionale da un certo punto di vista, ma anche profondamente pugliese da un altro. E anche se lui era un, un, un lord, possiamo dirlo, nella, nel suo essere pugliese, in qualche modo questo suo eh, contrasto tra eh, amore per la terra e distacco da questa terra, no? Eh, le, certe sue invettive erano celebri. Me lo ha reso tutto in questo viaggio in macchina, che è stato per me un viaggio, anche se voi iniziatico per certi aspetti, perché è stato scoprire comunque l'essenza di una persona. Che, eh, eh, con cui era, eravamo molto in sintonia concludo dicendo eh, Gianni non era una persona facile ok no, no, nel non senso fa... eh, perché vedo che spesso in maniera molto anche sincera molti stanno provando a farne una geografia Gianni era, era fantastico perché era questo contrasto vivente e ha sempre eh, una cosa che mi manca. Un altro aneddoto era io, quando venivo in conservatorio, mi facevo il giro e andavo a bussare nella stanza dove c'era lui. Bussavo, mettevo la testa e dicevo a tutti quanti: 'Andi e cosa ricordo. Si ricorderà, voi non state facendo lezioni, voi siete in chiesa'. E lui, e lui benediva, tutti quanti dicevano: 'In piedi, seduti'. Mancano queste cose. E immagino che a domenico, a maestro di Leo, questo, visto che lui era. In quella quotidianità lì mancherà ancora di più. Vado, Domenico. vado io? Sì, vado beh, eh, Francesco ha anticipato un'altra volta una parte della mia risposta. E infatti, eh, c'era un aspetto che continua a, a essere una mancanza terribile. È quella più banale no? il fatto di incontrarsi noi avevamo un rito no? cioè proprio incontrarsi il lunedì, lunedì pomeriggio quando io stavo per arrivare e lui stava per uscire ed era un momento di racconto di raccordo in cui ci si eh, veramente ci, ci si diceva un sacco di cose eh, alla maniera che francesco anche ha anche evocato però eh, vi racconto un episodio tra gli altri che mi è caro perché un po' descrive eh, secondo me abbastanza bene Gianni, perché Gianni era, come sapete, un uh, sì, uno straordinario performer, un pianista, un, un improvvisatore e eh, che come come ce ne sono stati pochi. Eh, però era anche una, un grande affabulatore, era come Francesco, diciamo. È una persona che aveva, voleva un pubblico, perché sapeva di, aver, di avere delle cose straordinariamente importanti, dense da, da dare e da, da dire. Non era avaro di parole, anzi, la cosa singolare è che, siccome. Ecco, da un, da un po' di anni avevamo iniziato una intensa collaborazione in tanti progetti di divulgazione no, culturale e musicale e io avevo una fama ehm, di, diciamo, di essere la fama di essere un parlatore piuttosto eh, torrenziale ma non ero nulla rispetto a Gianni francamente no? anche Gianni ogni tanto mi Così mi sfotticchiava, pensando, dice, provocandomi su questa cosa, ma mi batteva ma, ma, ma alla grande. Tant'è che mi ricordo, vi, vi dico soltanto questo episodio: organizzammo una, una lezione di Gianni, ehm, centrata sul concerto All'isola di White di eh, Miles Davis, 1970, se non ricordo male con il, il, il periodo della svolta elettrica. Eh, Gianni doveva commentare il, dei momenti del, del film e eh, cominciò a farlo, poi cominciò ad andare a braccio, la musica si fermò, non mandavamo più musica, lui cominciò a inanellare una serie, di, ad aprire finestre su finestre. Una specie di ipertesto si stava spalancando davanti a noi. Eh, tra l'altro, la serata, che fu lunghissima, eh, prevedeva anche una parte di, di musica suonata dal vivo, lui avrebbe suonato qualcosa, ma era stato veramente preso da questo furor, da questa. Eh, per cui era veramente un flusso inarrestabile di pensieri, di coscienza, ci stava consegnando una quantità no, di. Di stimoli, di messaggi, travolgente. Per me fu un momento strepitoso e per una gran parte del pubblico eh, lo fu. Eh, non si poteva interrompere tutta questa cosa qui. Tant'è che lui, tra l'altro, interloquiva in modo anche un po' seccato con le persone che volevano fargli una domanda, ma in quel momento quello era un flusso di coscienza, come un'improvvisazione, era esattamente la stessa cosa che lui faceva quando si metteva il pianoforte e, e, e procedeva in solo. E, e la cosa buffissima è che una persona del pubblico poi alla fine, eh, ma fu l'unica, eh, venne a, a, a protestare da me dicendo, oh, ma non si fa così, non abbiamo avuto la musica. Ho detto, ma, ma guarda che hai avuto molto di più in questo caso, questa è vera improvvisazione. Abbiamo parlato di improvvisazione e Gianni ha improvvisato. Questo mi, mi piace ricordare. Cioè non c'era un, un canovaccio, ecco, questa è la cosa fondamentale. Le cose, quando c'era lui, e quando eravamo insieme a fare delle cose, no, avevano, assumevano forme mutevoli, non, non si potevano fissare. Ecco, questo mi piace raccontare. Se, se posso dire un'altra cosa? Posso? Sì, 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 certo. Ah, eh, io ricordo allora ha detto benissimo Domenico eh, eh, Gianni aveva questa grandissima capacità innanzitutto eh, di essere molto ma molto io uso una parola eh, ovviamente eh, esagerandola, popular cioè lui, lui riusciva a parlare veramente a chiunque a dispetto di questa aura qui che c'è attorno e, peraltro ricordo anche un momento molto bello eh, di, ti ricordi Domenico quando abbiamo fatto la presentazione del mio libro lì in studio dove ci sono stati Gianni e Domenico che si sono messi a suonare il piano mentre Elisabetta, una poetessa una noia, leggeva delle poesie. Ecco, eh, la capacità di creare circuito nella complicità con Gianni era eh, veramente rara e mh, questa forza comunque del, del, dell'invettiva, spesso lui poteva essere anche molto duro. Era sempre però stemperata, cioè lo si vedeva che Gianni in qualche modo poteva cambiare idea su quella stessa persona un istante dopo. Un istante dopo. E questo, purché essere un elemento insomma, che in altri sarebbe, si sarebbe potuto tranquillamente definire di paraculagine, in lui invece era vibrante improvvisazione. Lui improvvisava anche nel sentire ciò che in lui riverberava. E questa è una qualità molto rara. Però pochi possono capire in vita, perché è una cosa che può dare molto fastidio, perché tu cerchi la coerenza. E Gianni era terribile coerenza e terrificante incoerenza al contempo. Era veramente una persona, una, una persona che si reggeva su una forma assoluta ma al cui interno, di questa forma, vivevano gli, 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 i moti più anarchici e furenti che un essere eh, umano della nostra contemporaneità possa vivere. Direi anche le se... più laceranti contraddizioni, ecco già non di fronte. Esatto esattamente, Gianni Bifonte, veramente e eh. eh, 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 la cosa più incredibile è che lo dico, vabbè, insomma, tu sei suo figlio quindi neanche te lo so dire però forse, e parlo della mia esperienza che forse Domenico può condividere al di là dell'assenza di questa quotidianità rimane questo assurdo del fatto che Gianni le Noci non sia qui cioè, no, e questo assurdo non è una cosa che a cui ci si abitua perché, come ho scritto e detto, non tutte le morti sono uguali. Questa assenza è un'assenza talmente assurda e priva di logica: appunto, non bisogna appellarsi alla logica per capire le cose, che eh, rimane così, c'è cioè un vortice. E quindi io mi, mi stupisco ogni istante se ci penso e dico: ma dov'è? Bene. Um, a tal proposito, avevamo un'altra domanda per voi. Ve la, faccio, ve la poniamo entrambi. Secondo voi? Invece, come è cambiata la musica? Se in meglio se in peggio mh, a partire nel corso della storia? Cioè, come si è evoluta la musica, e a che punto siamo arrivati? Secondo voi c'è stato un, come dire, un aumento, diciamo, della qualità della musica prodotta, oppure? c'è stato un abbassamento del livello ecco bellissima domanda vai tu vai tu vai tu vai tu vai tu, vai tu. Vai tu io? uno dei due indifferente è rivolta a entrambi la domanda vabbè un po' ecco io penso che un po' faccia il paio con la mia risposta con quanto dicevo prima cioè io per il futuro per il presente e per il futuro da certi punti di vista poi stiamo parlando in questo momento speciale eh, per cui la nota di ottimismo potrebbe pure sembrare un po', un po' stridente, un po' singolare di fronte a tante altre cose. Però, ecco, eh, circa l'aspetto la, la, della creatività umana. Ecco, io penso che questa non abbia fine, non eh, si trasformi soltanto, ma eh, non si possa paragonare, cioè l'ere le epoche e i modi di produrre arte e di fruirne, eh, non sono tutti paragonabili, perché sono naturalmente legati. Se, se, andiamo alle, eh, se applichiamo eh, schemi di, di, di derivazione addirittura marxiana, no? cioè sono legati a, a, alla struttura sociale. Quindi, influiscono anche su questa, però sono legati, dipendono dalla società. Allora. Questa società si trasforma in bene, in male, si trasforma. Non c'era un tempo felice, un'era felice, un Eden. Eh, la storia umana è sempre stata è piena di conflitti, di distruzioni, di guerre, di morti, di epidemie. E questa è un'era un come le altre, che può avere, tra l'altro, può avere anche degli esiti tragici per tutti noi, certo. Ma in tutto questo l'arte La, non è finita quindi io non mi unisco al coro di, di coloro che dicono eh, ma non, ci, non nasceranno più i grandi geni del passato perché non ho questa presunzione di poterlo escludere penso che in questo momento io sto parlando e in qualche stanza in qualche cameretta c'è cioè qualche genio qualche ragazzo qualche vostro coetaneo qualche persona più piccola di voi che si sta, inve sta inventando delle cose, sta implementando delle cose, sta mettendo insieme la, persino ciò che è ereditato da tradizioni differenti, eh, con il futuro, con le tecnologie, sta mettendo insieme musica eh, acustica e musica elettronica, sta inventando delle forme diverse che non sono neanche quelle che noi insegniamo, la sta facendo. Magari questa cosa sta nascendo in un luogo del tutto periferico rispetto alla tradizione occidentale che noi ancora incarniamo qui in qualche modo. Magari sta nascendo in Birmania, magari sta nascendo in... Alle Filippine, come facciamo a saperlo esattamente? Ma sta nascendo qualche cosa che sarà il futuro, quindi io sono comunque positivo. Naturalmente, non dobbiamo fare paragoni sempre con le figure ciclopiche che abbiamo venerato, che abbiamo messo su un piedistallo, anche perché queste figure non sempre al loro tempo erano altrettanto venerate, considerate e comprese. Sì, eh, concordo. Eh, soprattutto eh, stiamo andando verso, fortunatamente, il superamento di quella lì che è una logica eh, diciamo estetica del giudizio che è ancora risente di canoni ottocenteschi, anche la stessa idea di genio, comunque un ideale eh, romantico o comunque post-romantico, eh, e si trasmette nella uh, globalizzazione creativa. In realtà non è un fenomeno recente perché la globalizzazione inizia con Magellano, sostanzialmente. Eh, Slotherdi che parla di schiumizzazione della società, comunque si trasmettono i virus, così come si trasmettono i codici e i linguaggi, con una velocità eh, esponenziale. Quindi ciò che oggi per noi è, è un piccolo dato, tra uh, qualche decina di anni eh, la Nigeria avrà. Gli stessi abitanti di tutta l'Europa, la Cina andrà a oltre i 5 miliardi, l'Africa sui 4 miliardi e mezzo è del tutto impensabile per ritenere che i nostri linguaggi in qualche modo possano sopravvivere nella logica con cui noi ancora oggi giudichiamo essere arte, cosa è arte e cosa non è, con cui ancora eh, creiamo una nosologia della cultura. Questo è arte, e questo non lo è. E, e, le nuove generazioni, le future generazioni daranno, eh, probabilmente, scardineranno totalmente i canoni che ancora oggi per noi rappresentano, se non altro, dei punti cardinali di orientamento. Io stesso, che comunque è una vita che lotto contro eh, la musealizzazione dell'arte. Eh, devo riconoscere che senza alcune coordinate eh, difficilmente potrei muovermi in certi ambiti questo però non significa che non esserne consapevoli dei limiti dell'analisi attuale quindi eh, siccome eh, il problema dei vecchi e giovani eh, ben descritto nel romanzo di Pirandello è sempre lo stesso è sempre attuale è sempre eh, in si rinnova sempre eh, con, con la vita, eh, immagino un futuro, eh, sto provando a scrivere un romanzo che si chiama The New World, immaginando questo 2057, ma senza addentrarmi nello specifico, questo futuro sarà un futuro in cui eh, molto probabilmente tutto ciò che noi adesso vediamo e viviamo come arte liquida, no? pensiamo alla musica, chi è che mette più, un... tu hai fatto vedere un CD, no? sostanzialmente chi mette più un CD? Poche persone, eh, o mette su un disco il vinile: sempre parliamo di una minoranza. Immagino che il futuro sarà un futuro sinestetico, dove le forme d'arte, in qualche modo, tramite una connessione che sarà sempre più sinestetica. Cioè, è impensabile pensare a un futuro tra 50 e 100 anni in cui eh, odori, tatto, eccetera, non verranno integrati nella creazione comunque di un immaginario che sarà. Eh, non più soltanto immaginario, ma sarà proprio tangibile, cioè entreremo dentro altri mondi virtuali, probabilmente molto più reali di questo mondo che noi riputiamo essere reale. E quindi la musica sarà fruita probabilmente con modalità che noi non possiamo neanche lontanamente immaginare. E eh, dico do un ultimo dato: eh, l'accelerazione è esponenziale, cioè noi di solito riteniamo, eh, immaginiamo il nostro passato vedendo queste tappe della storia dell'umanità ma se vediamo questa accelerazione sostanzialmente l'alfabetizzazione dell'uomo è degli ultimi 5.000 anni e ciò che accadrà nei prossimi 10 anni sarà l'equivalente di ciò che è accaduto probabilmente nei mille anni e così via quindi veramente prevedere scenari futuri è veramente difficile e penso che i conservatori da questo punto di vista dovrebbero innanzitutto cambiare nome perché un posto si può chiamare conservatorio ma non bisognerebbe trovarne un altro e il futuro prevederà modalità di insegnamento di apprendimento totalmente per noi in questo momento eh, impossibile anche da immaginare ci sarebbe molto da dire, mi fermo qua condivido bene ok uh, salutiamo e ringraziamo tra i commenti Augusto Vismara e Dario Cazz Cazzorda che ci stanno seguendo eh, noi prima di avviarci verso la conclusione di questa puntata, volevamo farvi l'ultima domanda. In questi giorni di quarantena, anche abbastanza difficile, volevamo un vostro consiglio su un film o una serie tv e un libro da leggere. Cosa ci potete consigliare? Eh, Vado io. Ma va. guarda,. Sicuramente c'è un libro che a me ha molto, molto uh, colpito molti anni fa, e che è La nube purpurea di Shiel eh, mm. È un romanzo che, che è abbastanza inquietante, eh, mi pare che sia stato scritto alla fine dell'Ottocento, dove sostanzialmente, non, non, non svelo nulla perché, insomma, ma questo si può dire, eh, rimane solo un uomo sulla, sulla Terra, apparentemente, perché c'è questa nube purpurea che uccide tutti ed è veramente una roba pazzesca questo romanzo perché comunque pone l'essere di fronte al, all'onnipotenza un film molto bello che è possibile vedere su Netflix è, è, su Netflix, è assolutamente il buco che forse alcuni di voi avrà visto che è molto interessante perché eh, insomma è una sorta di discesa agli inferi e eh, tro lo trovate su Netflix è, è ricco di simbologie Serie televisiva, io sono innamorato di Better Call Saul, che per me è veramente sono innamorato di Kim innanzitutto, di lei e lui lo trovo semplicemente straordinario, è una delle serie più belle che siano state fatte. Questo. Vai Domenico. Ok. Allora, io consiglio per quanto riguarda letture eh, posso consigliarne due, visto che non non rinuncio a proporre una serie, sono meno certo. un, un frequentatore di serie. Anzi, a proposito di serie, magari mi piacerebbe lanciare l'idea di una serie eh, centrata su Cusa, Casa Cusa. <ride> che secondo me... Sarebbe... Sono qua, se Facciamola. <ride> Seconda cosa, invece letture, allora io proporrei un altro libro che parla di una singolare forma di epidemia e questo qui non so se si può vedere uh, lo leggete di, di un scrittore afroamericano uscito nel 72 pubblicato in Italia da Minimum Fax si chiama Mambo Giambo, con una preziosa introduzione di Elemir Zolla Zolla oh. e di Ishmael Reed e racconta eh, l'epidemia del virus del jazz praticamente come oh. il jazz ha contagiato New Orleans però è una forma di romanzo postmoderno veramente delirante che mette insieme voodoo religioni eh, storia americana eh, letta in modo alternativo è, è veramente un romanzo ubriacante e è molto attuale soprattutto molto giusto per gli amanti della musica di, di derivazione afroamericana perché poi il jazz si è ibridato e cangiante e mutevole come, come, il, come purtroppo il nostro nemico virus, diciamo. E l'altro libro che mi piacerebbe consigliarvi è questo, straordinariamente attuale, comunque a mio avviso, scritto nel 2014, ma eh, merita una, una eh, buona rilettura in questi giorni, e eh, cercate di procurarlo questo qui si vede? Uh, più o meno. Mm, in <ride> Naomi Klein, Una rivoluzione ci salverà, recita perché il capitalismo non è sostenibile e spiega molto bene, tratta in modo molto profondo le ragioni che sono alla base di ciò che stiamo vivendo, perché qui c'è una connessione fortissima tra. Il sistema economico finanziario l'economia predatoria e la distruzione degli ecosistemi e la eh, propagazione di, di questi pericoli che stiamo vivendo se volete averne un'ulteriore dimostrazione per esempio ieri è andata in onda una cosa molto interessante che vi invito a ripescare ogni tanto la RAI riesce anche a proporci delle cose significative c'è stata una breve inchiesta eh, giornalistica, ehm, si chiama Indovina chi viene a cena, potete recuperarlo in streaming su Rayplay, e, e una eh, ricerca molto interessante sulle connessioni tra addirittura sistema agroeconomico, alimentazione, consumo e produzione di alimentazione e distruzione di ecosistemi e eh, diffusione del, del, di potenzialità. Eh, Pandemiche, quindi eh, altro dire eh, un film. Per quanto riguarda i film, mi viene in mente un film al limite quasi del trash. Ma secondo me, è un film che fa pensare parecchio, pur essendo quasi un B-movie. Non ricordo neanche il, il nome del regista, ma eh, Francesco, che è un grande critico cinematografico, forse mi aiuterà. Qual è? è il primo della serie dei film della, eh, La notte del giudizio. Ah, sì, eh, li ho visti tutti, non mi stava venendo in mente il eh, logisti. Ma di quelli è il migliore. Sì, sì sì sì, 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 sì. Il primo non è, è assolutamente un film da vedere, peraltro, richiama assolutamente questo scenario qua. Eh, brevemente. Siamo sempre la... in tema di distopia. Sì, sì, vabbè, brevemente. Insomma, c'è un giorno l'anno in cui eh, insomma, tutti si tappano in casa perché si può insomma, uccidere veramente chiunque. Sì, sì, sì. Molto interessante, vero non mi ricordo il nome però ok noi purtroppo dobbiamo avviarci anche alla conclusione di questa puntata ovviamente ringraziamo i nostri ospiti Domenico e Francesco aspettate un attimo però devo fare una cosa certo ah. Ah. Senz ah. Ah. Beh, senza non, non si inquadra Anzi, bene non si è visto benissimo bisogna, inquadrare eh, sì, un... Sì, bisogna un po' abbassare un po più, abbassa un po' l'inquadratura Ok, perfetto. Esatto. Adesso si vede. Ah! Sicuramente. Eh. Ciao Gianni, mitico. Mitico, ragazzi. Siete fantastici. Eh? Siete veramente bravi. Complimenti. Continuate, complimenti. Così. No. Grazie. Grazie mille. Con continuate contate... pubblico, continuate a seguire. Malgrado noi, continuate no, no, no. a seguire le prossime puntate di Vida Cop. Ma ecco. nonostante, scusi un attimo, nonostante le lusinghe di uh, Domenico e uh, di Francesco, non ci siamo solo noi qui, ma c'è il nostro immancabile Francesco in regia uh, che salutiamo, nonché uh, Marianna, Alessandro, Anna, Cosimo, Maria, Valerio, tutto il team che si sente quotidianamente per, uh, per Vidaco e per... Uh, per riuscire a, ad alzare sempre più il livello, per quanto sia possibile, di queste, di queste nostre conversazioni. Adesso rido la parola a Francesco e mi scuso. No, 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 io ho finito, cioè vi voglio fare i complimenti perché siete, a parte che siete veramente delle belle energie, pulite, e lo dico senza alcuna retorica, sapete che io non amo, siete proprio delle belle persone. E questa cosa qui è importante oggi essere delle belle persone, cioè è l'unico antidoto che abbiamo contro ogni forma di virus, che è prima di tutto mentale e poi insomma quello che è. Bravi. Grazie. grazie. Complimenti a tutti eh, tutto a tutto lo te. staff. Complimenti, grazie a Francesco il regista. <ride> Noi ringraziamo il pubblico che ci ha seguito e vi rimandiamo all'appuntamento di mercoledì prossimo. Grazie a tutti e un abbraccio. Ciao. Ciao 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 questa no, no. è la mia benedizione ciao